Siamo qui subito dopo la serata pubblica all'interno degli eventi legati al Sinodo del 2023. Siamo qui con Annalisa Camilli, una delle persone che sono intervenute durante questo incontro. Hai parlato del concetto di paura, legato anche insomma all'ambito delle discriminazioni varie che sono state raccontate oggi, sicuramente per quanto riguarda le donne, ma non soltanto, paura anche ad intervenire. Ci puoi raccontare un po' che cosa hai detto? Beh, mi interrogo appunto il fatto che sono state uccise 75 donne dall'inizio dell'anno in Italia, in questo paese, donne diverse per origine, per età, per provenienza, per classe sociale, e molte di loro avevano denunciato alle istituzioni, alla polizia, alle forze dell'ordine, ma avevano raccontato anche ai loro familiari, ai loro vicini, alla loro comunità di riferimento, diciamo, di essere minacciate, di essere dentro delle relazioni pericolose con degli uomini violenti, aggressivi, che magari non avevano accettato di essere stati lasciati. E, senza voler ovviamente colpevolizzare le persone che non sono intervenute, ma questa cosa mi interroga molto, cioè mi chiedo come mai c'è questa difficoltà sempre, che mi sembra un po' crescente, no? C'è questo immobilismo, questa difficoltà a intervenire nel momento in cui qualcuno o qualcuna soprattutto chiede aiuto. Da una parte, secondo me, c'è una atavica, profondissima mancanza di fiducia nella parola delle donne, quindi le donne devono sempre superare, no? Paura anche di non essere credute, che in effetti ha delle radici abbastanza fondate, perché la prima reazione è quella di minimizzare, no? Di non dare credito alla persona che denuncia la cosa. Ma poi io credo anche, è come se si fosse perso, non so, mi chiedo insomma che cosa è successo, perché appunto si fa così fatica, no? A intervenire sia singolarmente sia collettivamente, forse per la paura a propria volta di perdere qualcosa o di rimanere invischiati nella violenza. E tuttavia, appunto, mi sembra che l'unica forma di sicurezza possibile e praticabile sia questa, cioè quella di recuperare, diciamo così, delle forme di protezione collettiva e di intervento collettivo per chiunque chiede aiuto. Grazie mille, grazie davvero.